Allora, anch'io volevo dare l'ultimo saluto a Ettore Scola, perché oggi sono andato ieri alla Camera Ardente e oggi volevo andare al funerale pubblico, purtroppo lavoravo e i tempi sono quelli che sono per muoversi a Roma come i pubblici. Sicuramente chi ama il cinema non può mai ascoltare il proiettore 35 mm e la pellicola, perché comunque sia è una parte che è andata fortemente nella storia del cinema. E lui in suo cinema si quasi sempre tutti in pellicola, insomma, come ho sentito tante quelle parole, dobbiamo sempre cercare di trasmettere l'allegria, la contentezza che lui ci ha trasmesso, anche le emozioni che lui ci ha trasmesso, e quindi questo è un modo per dire un grazie di suo film, grazie di tutto quello che ci ha portato e che riusciremo a trasmettere nelle generazioni future, anche perché è sempre apprezzamento all'estero che abbiamo di film comici. Grazie insomma a registi come Monicelli, come Proventori, a Ettore Scola, e poi questi giorni si sono visti tanti, ho rivisto tanti video di quando Ettore Scola saluto Mario Monicelli, anche lì una grande emozione, perché sai cosa il cinema viene dal cuore, e quindi sai, uno cerca sempre di dialogare con tutti e di pensare a tutti. Questo è, diciamo, il mio pensiero per Ettore Scola e il mio grazie.